Le turbine, ci sono sei grosse turbine agli scarichi, a differenza dell'originale che ha i compressori volumetrici attaccati all'albero motore. Quindi, risolto il problema delle bielle che si rompono, ribilanciata la macchina, quindi accorciato, portato indietro il motore. Come vedete, i motori trasferiscono il moto al differenziale, che passa attraverso il reverso, attraverso un accoppiatore che non è altro che una cascata di ingranaggi che mette insieme tutti e tre i motori in un unico albero. Velocità di rotazione delle ruote, siamo vicini ai 160 km orari. Motori V12 28.000 0,22 di cilindrata, 4 valvole per cilindro testate in alluminio. Tutto è pronto, può scatenare l'inferno. Romano Mazzoni. E qualcuno lo avvisa che la pista finisce nel fondo. Tranquilli, è normale, adesso quando ho finito di bruciare un po' di metanolo nei collettori si spegne da solo. Vediamo, abbiamo un po' tanti fiati.